Ciao ragazzi, ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale che oggi va in onda in edizione C'ho il raffreddore solo per voi. Comunque, bando alle ciance, apriamo subito con la notizia che riguarda Rainbow Six Siege, aggiornato alla versione 2.0, una nuova patch che sembra avere portato con sé una lunga lista di problemi anche abbastanza ridicoli, come vedremo. Anzitutto sembra non funzionare più il coltello, comunque il coltello ha un grosso bug che impedisce di uccidere i nemici in corpo a corpo. In secondo luogo, sembra che ci voglia più di un caricatore in alcuni casi per poter uccidere un nemico, una cosa completamente assurda considerando la natura, passatemi il termine, realistica di Rainbow Six, che vuole simulare la lotta fra le forze speciali e i terroristi. E infine c'è un grosso bug nelle animazioni: a volte i nemici entrano in tifoso, i nemici, gli alleati entrano in tifoso, cioè vengono mostrati in questa posizione qua e si muovono in giro per la mappa in maniera completamente assurda, addirittura la pistola sembra spuntargli dalla pancia. E tutto questo, come dicevo, è stato introdotto dalla patch che al momento non ha avuto una contro patch, pertanto ci toccherà attendere e dover convivere con questo gioco che al momento ha dei gravissimi problemi. È stata finalmente svelata la data di uscita di Doom, l'attesissimo gioco annunciato allo scorso E3 in occasione della conferenza di Bethesda, che finalmente sappiamo che arriverà il giorno 13 maggio. Ma non è finita, perché insieme all'annuncio dell'uscita del gioco è stata anche annunciata l'edizione Limited, che includerà una statuetta di un Revenant dall'altezza di 30 cm. Quindi, cari amici appassionati di Doom, se volete accaparrarvi questa edizione limitata, vi conviene iniziare a preordinare sin da subito, perché crediamo che andrà a ruba. Per tutti gli altri, invece, ripeto, uscita il 13 di maggio. Passiamo a Batman Arkham Knight, titolo che certamente ricorderete per le vicissitudini legate all'edizione PC, che alla fine è stata ritirata dal catalogo Steam. Ebbene, è stato annunciato che l'edizione Linux e l'edizione Mac, inizialmente annunciate insieme all'edizione PC, sono state cancellate, quindi non arriverà nessuna edizione Linux e nessuna edizione per Mac. Se avete un PC con Linux, vi conviene installare Windows e cercare in qualche modo di recuperare una vecchia copia del gioco per poter provare anche voi l'emozione di avere a che fare con tutti i problemi che hanno seguito l'uscita di questo titolo su PC. E invece, per quelli che possiedono un Mac, o vi installate Windows col bootcamp, oppure anche voi siete rimasti esclusi da questo gioco. Insomma, una vera odissea quella di Batman Arkham Knight, che si è conclusa anche per questa parte, che certamente è minore da un punto di vista del mercato, ma comunque significativa nel peggiore dei modi. Chiudiamo con due notizie che riguardano Spazio Games. La prima riguarda i nostri weekend. Abbiamo pensato di intensificare la copertura degli articoli nei nostri weekend, quindi sabato e domenica troverete più articoli su Spazio Games, pertanto tornate sul sito perché ci saranno delle novità anche importanti nel corso del fine settimana. Sarà un work in progress, cercheremo di fare crescere la copertura durante i weekend nel corso delle prossime settimane. E inoltre, questa è una notizia importantissima: a partire dalla prossima settimana saranno ingigantiti i nostri live. Ci sarà un vero e proprio palinsesto, come una sorta di televisione in diretta, con anche delle repliche per carità, però principalmente in diretta, che inizierà il primo pomeriggio, continuerà poi al pomeriggio verso le 5 come sempre con i live qui dalla redazione, poi andrà avanti fino alla sera. Cercheremo di creare un vero e proprio calendario consultabile da tutti. Ovviamente anche questo è un work in progress, però abbiamo pensato di iniziare con questo progetto, di coinvolgere anche dei ragazzi esterni, degli streamer talentuosi italiani che vogliono crescere e che quindi troverete spesso su Spazio Games. Spazio Games, insomma, diventa una sorta di televisione in diretta, oltre che il sito internet più figo del mondo. Va bene, io ho concluso anche per questa settimana. Ci vediamo con il prossimo WhatsApp sabato prossimo.